Nick, 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 Nickelodeon. Nick, 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 Nickelodeon. Nickelodeon. Solo il nome evoca un turbinio di emozioni e nostalgia. Come non conoscere SpongeBob SquarePants, due fantagenitori o i Rugrats, ma anche Drake and Josh, Ned Scuola di Sopravvivenza o iCarly. Questi non sono dei semplici programmi televisivi, sono pilastri della nostra infanzia che hanno contribuito a plasmare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, me compreso. Peccato che di quella rete televisiva che tanto abbiamo amato, ad oggi sembra essere rimasto solo un ricordo sbiadito. Orribili spin-off, disgustosi film live action e persino oscuri scandali dietro le quinte, col passare del tempo, hanno portato l'intera rete televisiva ad un grave ed inesorabile declino. Non sarà per niente facile, ma con questo video ho intenzione di raccontarvi l'intera storia di Nickelodeon, partendo dalla sua nascita, passando per la sua era d'oro, per arrivare infine al controverso declino avuto negli ultimi anni. Detto questo, lasciate che vi ponga la fatidica domanda. Ma come ha fatto questo colosso dell'intrattenimento ed icona popolare a trasformarsi in una piccola e squallida caricatura di se stesso? La nostra storia inizia ancora prima della nascita di Nickelodeon, più precisamente nel lontano 1 dicembre 1977, quando venne trasmesso per la prima volta lo spettacolo Pinwheel, creato da Vivian Horner e prodotto da Sandy Cavanaugh, entrambe educatrici con esperienza nel campo della televisione prescolare. Il programma venne sviluppato su richiesta per Cube, un sistema innovativo di TV via cavo, il quale necessitava una serie adatta ai bambini da inserire nel proprio catalogo. Pinwheel è stato il primo vero passo verso ciò che sarebbe diventato Nickelodeon. Il successo e l'accoglienza positiva di questo programma dimostrarono che vi era una forte domanda per contenuti educativi e divertenti per bambini. Per questa ragione, il canale che trasmetteva Pinwheel, ai tempi nominato C3, venne acquistato dalla Warner Cable e ribattezzato con un nuovo nome. Fu così che il 1 aprile 1979 nacque ufficialmente Nickelodeon, come la prima rete per bambini al mondo. Il suo obiettivo era offrire una programmazione che non fosse solo intrattenitiva, ma anche educativa per i giovani spettatori. Il nome Nickelodeon deriva da una tipologia di cinema esistente nei primi anni del 1900, noti come Nickelodeon Theaters. Questi erano teatri di piccole dimensioni che offrivano spettacoli a prezzi accessibili, richiedendo solo 5 centesimi per poter entrare, ovvero un nichelino. Questa scelta di nome rifletteva l'intenzione di Nickelodeon di essere accessibile a tutti, offrendo un'esperienza di intrattenimento di qualità a un prezzo conveniente. Inizialmente, la programmazione proponeva solo alcuni brevi spettacoli, come appunto Pinwheel, oppure America Goes Bananas, un variety per adolescenti, o anche Video Comic Book, uno spettacolo in cui leggevano le vignette dei fumetti, un po' come fanno ancora oggi con i quotidiani su Rai 1. Attorno al 1981 andò in onda per la prima volta in assoluto You Can't Do That on Television, senza dubbio uno dei programmi più iconici e pionieristici nell'intera storia di Nickelodeon. Questo spettacolo presentava una serie di sketch comici interpretati da un cast di giovani attori e attrici, con una miscela di umorismo slapstick, situazioni surreali e satiriche. Era divertente, popolare e coniò anche il leggendario slime verde, gag che sarebbe diventata uno dei marchi di fabbrica dello spettacolo e ha contribuito a definire l'identità di Nickelodeon per molti anni a venire. Volendo, ancora oggi, potete trovare in vendita una salsa ketchup slime di colore verde commestibile, della quale non so dirvi se sia buona oppure no, e sinceramente preferisco non saperlo. In ogni caso, questo tono non convenzionale ha aiutato a distinguere Nickelodeon dagli altri canali per bambini dell'epoca, rendendo You Can't Do That on Television il primo vero programma di successo della rete televisiva. Il clamore di questo innovativo programma televisivo portò Nickelodeon alla creazione di una serie di altri spettacoli originali e distintivi, dal lancio di serie come Double Dare, un game show interattivo che coinvolgeva sfide fisiche e quiz, sempre con l'iconico slime verde presente, a spettacoli comici innovativi come Out of Control o anche in seguito Eureka's Castle, una serie in stile Muppet Show ma scritta dallo stesso creatore di Piccoli Brividi, così completamente a caso.
Inoltre, durante i primi anni 80, la rete subì un importante restyling. Il vecchio logo fu abbandonato e sostituito con la macchia arancione con il font a palloncino che tutti conosciamo oggi. Crearono anche nuovi jingle per dare alla rete un aspetto più fresco. E funzionò. Nick, in quegli anni, dominava come rete per bambini e continuò a spingersi sempre oltre. Altri cambiamenti che seguirono includevano l'aggiunta di Nick at Night, un blocco di programmazione serale, Nick Junior, un secondo canale completamente dedicato ai bambini più giovani, e soprattutto i Kids' Choice Awards. Quest'ultimo nacque nel 1988 sulla base di uno show di premiazione già esistente prodotto da Nickelodeon, chiamato The Big Ballot, convertendolo da programma TV in evento live in diretta televisiva, con migliaia di spettatori presenti. Questo è stato possibile unicamente grazie all'incredibile popolarità dei giovani attori presenti nei programmi. L'evento live si è rapidamente affermato come uno dei momenti più attesi dell'anno, sia tra i spettatori che tra gli stessi membri del cast. Ed è la dimostrazione di quanto, già allora, il canale fosse radicato nel cuore dei suoi giovani fan. Che voi ci crediate o meno, è proprio in questo momento che ha inizio la vera era d'oro di Nickelodeon. Nickelodeon era già una tappa obbligatoria per qualsiasi ragazzo e bambino, ma mancava ancora qualcosa, mancava un pezzo molto importante, un qualcosa che avrebbe ridefinito la rete e inaugurato una nuova era di intrattenimento per i bambini. Come avrete notato, fino ad ora non ho nominato nessun cartone animato. Questo non è perché ho voluto tenerli in serbo per questo momento, ma semplicemente perché fino agli inizi degli anni 90, Nickelodeon, a causa dell'alto costo di produzione, non produsse alcuna serie animata. Questo cambiò esattamente l'11 agosto 1990, quando la rete decise di rompere gli schemi, di osare come mai prima d'allora, lanciando il marchio Nicktoons con tre serie animate originali, ovvero Doug, la storia di un giovane ragazzo alle prese con l'adolescenza e la sua immaginazione, i Rugrats, uno dei cartoni animati più di successo dell'intera storia di Nickelodeon, arrivato a contare ben 9 stagioni, 2 spin-off e persino 3 lungometraggi, e infine Ren e Stimpy, in assoluto uno dei cartoni animati più disturbanti di sempre. Ora vorrei tanto sapere cosa avesse a che fare Ren e Stimpy con Doug e i Rugrats. Immagino i creatori della serie. Oh, una storia con dei poppanti che fanno cose da adulti? Fantastico! Wow, una storia con un ragazzo con problemi adolescenziali? Incredibile! Cosa? Una storia con un chihuahua chiaramente dipendente da cocaina e un gatto idiota e obeso? Zitto e beccati i soldi! Poveri bambini inconsapevoli! Nonostante questo, è stato uno degli show più popolari del periodo e ancora oggi ricordato da moltissimi spettatori, forse a causa dei grossi traumi, ma questo è un altro discorso. Questi tre cartoni animati consolidarono il successo dell'animazione Nickelodeon e, successivamente, portarono alla creazione di altre serie animate molto popolari, come, per esempio, Rocko's Modern Life, Hey Arnold, Catastrofici Castori e CatDog. L'enorme successo dei cartoni animati, però, non ha impedito a Nickelodeon di continuare a innovare e ad espandersi, introducendo costantemente nuovi programmi e format nell'ambito dell'intrattenimento per bambini e adolescenti. Nel 1994, dopo una corsa durata ben 13 anni, venne rimosso dal palinsesto You Can't Do That on Television, sostituendolo con un nuovo spettacolo comico intitolato All That. La serie presentava brevi sketch comici originali rivolti ad un pubblico giovane. Questo ha lanciato la carriera di numerosi giovani artisti, tra cui Amanda Bynes e Jamie Lynn Spears, sorella di Britney Spears. Ah, giusto per farvelo sapere, a capo di questo progetto vi era un giovane ragazzo di nome Dan Schneider, il quale in seguito verrà denunciato, tra le tante cose, per molestie su minori. Ma di questo ne parleremo in maniera più approfondita più tardi. Nel 1996 Nickelodeon ha pubblicato il suo primo lungometraggio nelle sale, ovvero Harriet la spia, riuscendo a guadagnare il doppio del budget speso e diventando un ottimo successo. 2 anni dopo, Nickelodeon ha sviluppato il suo famoso cartone animato I Rugrats sul grande schermo, con I Rugrats, il film, che ha incassato oltre 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, diventando il primo film d'animazione non Disney a superare tali importi.
torto. Nel 1999, invece, andò in onda uno dei programmi più di successo della storia di Nickelodeon, se non addirittura il primo fra tutti, ovvero SpongeBob SquarePants, mostrato in anteprima subito dopo i Kids' Choice Awards, diventando praticamente fin da subito il cartone più popolare della rete. Il protagonista divenne una vera e propria icona mondiale, generando un vero e proprio franchise, non solo lungometraggi e spin-off, ma anche videogiochi, parchi a tema, giocattoli e molto altro ancora. Era divertente, diverso, facile da guardare, pieno di personaggi memorabili e nel complesso un grande cartone animato. Solo un anno dopo, nel 2000, uscì un cartone che è impossibile non conoscere, il cartone animato educativo più importante dell'intera storia dell'animazione, ovvero Dora l'esploratrice, che è un cartone che può piacere o non piacere. Io, sinceramente, lo amo. Ma non finisce qui. Il 2002 vide la nascita di un altro cartone animato di incredibile successo. Un altro cartone animato destinato a diventare una pietra miliare nell'universo di Nickelodeon, ovvero Due Fantagenitori. Il successo di questa serie è stato straordinario, conquistando i cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo e consolidando ulteriormente la posizione di Nickelodeon come una delle principali reti televisive per bambini e adolescenti. Ma l'era d'oro di Nickelodeon non si ferma di certo qui. Poco dopo, nacquero numerosi altri programmi di successo, come nel 2004 Ned Scuola di Sopravvivenza e Drake & Josh, nel 2005 Zoey 101 e nel 2007 iCarly. Tutti programmi che ad oggi sono diventati dei veri e propri fenomeni culturali, segnando un'epoca e conquistando il cuore di milioni di giovani spettatori in tutto il mondo. Nickelodeon, in quegli anni, sembrava invincibile, ma seppur potesse sembrare impossibile, il tramonto si avvicinava, lento e inesorabile. Il declino della rete, purtroppo, era dietro l'angolo. Se da un lato il marchio aveva raggiunto vette di successo e popolarità senza precedenti, dall'altro le fondamenta del suo dominio cominciavano a mostrare segni di cedimento. La programmazione, una volta all'avanguardia e innovativa, stava diventando sempre più prevedibile e priva di ispirazione, mentre i classici come SpongeBob continuavano a mantenere il loro fascino, portando a continue maratone di oltre 12 ore. Le nuove serie faticavano a catturare l'immaginazione degli spettatori con la stessa intensità. Avatar, la leggenda di Aang, è un ottimo esempio di questo. Questo straordinario cartone d'azione era maturo, divertente e aprì la porta a molte possibilità. E cosa ne venne fuori? Un film orribile e poi un sequel che a malapena arrivò ad una conclusione. È quasi come se avessero dimenticato come produrre e promuovere uno show al di fuori di SpongeBob e Due Fantagenitori. Ma il più grande errore che Nickelodeon abbia mai fatto è stato non riconoscere un cartone animato che sarebbe potuto essere un vero asso vincente per la rete, ovvero Adventure Time. Uno show che ha praticamente dato una nuova vita a Cartoon Network, anzi, ha praticamente dato il via ad una vera e propria rinascita dei cartoni animati. Nel 2007, il pilot di Adventure Time venne effettivamente proposto a Nickelodeon, che ovviamente lo rifiutò per ben due volte. Brother, what's that? What's that, brother? Ora, non ero lì durante la riunione del consiglio. Non so se c'era qualche logica dietro questa decisione. Ma come diamine si può sbagliare così tanto? Perché non avrebbero dovuto volere questo show? Lo stesso pilot, in seguito, venne caricato su internet. E gli spettatori se ne innamorarono immediatamente. Ricordiamo poi che l'hanno rifiutata per produrre Fanboy e Chum Chum, ricordato oggi come uno dei più brutti spettacoli mai trasmessi su Nickelodeon. La qualità dell'animazione è penosa. I personaggi sono stupidi e fastidiosi e l'umorismo è composto quasi unicamente da squallide battute prive di originalità. È uno di quei tipi di programmi in cui puoi sentire il tuo quoziente intellettivo abbassarsi man mano che lo guardi.
c'è stato un radicale passaggio da programmi originali e innovativi a un focus quasi unicamente concentrato su franchise preesistenti e su contenuti più commerciabili. Questo ha portato a una perdita di quella freschezza e originalità che aveva reso Nickelodeon così speciale. Ci siamo ritrovati con remake, spin-off e sequel che non riuscivano minimamente a catturare l'essenza magica dei programmi precedenti. È il caso di Camp Coral, SpongeBob al campo estivo, che è sia un prequel sia uno spin-off della serie originale. Questo show mostra le avventure di uno SpongeBob di circa 10 anni, accompagnato da tutta la sua combriccola in un campo estivo. E fin qui potrebbe anche starmi bene, ma non ha completamente nulla a che fare con la serie originale. Sembra essere una brutta versione dei Teletubbies sott'acqua. Non è nemmeno coerente. Alcuni personaggi non dovrebbero nemmeno conoscersi in quel periodo, come per esempio Squiddy e Sandy. Tanti spettatori si rifiutano addirittura di credere che questo sia un prequel e lo considerano invece come un universo alternativo, e avrebbe molto più senso un universo Nickelodeon super family friendly. Ma non avevate creato Nick Jr. proprio per questo motivo? Un altro show di cui mi sento di parlare è Planet Shin, lo spin-off de Le avventure di Jimmy Neutron, un cartone animato di cui ho già parlato in maniera approfondita in un video dedicato. Parto col dire che è una tra le serie più brutte che sia mai stata creata, e non lo dico io, ma le centinaia di migliaia di recensioni negative online, per non parlare degli orribili spin-off dei Rugrats e i lungometraggi live action di due fantagenitori, prodotti che, ancora una volta, non hanno nulla a che fare con le opere di successo originali. Questo è un testamento di quanto Nickelodeon fosse caduta in basso. Diventarono aziendalisti, iperconcentrati su programmi di successo, e non presero più rischi. Lo spirito audace e creativo che portò alla crescita e al successo della rete scomparse quasi completamente. Tutto perché volevano giocare sul sicuro. Ma i problemi, purtroppo, non si limitano a questo. Come parlare del declino di Nickelodeon senza menzionare Dan Schneider e il lato oscuro che si cela dietro le quinte? Ve lo anticipo. Ora entreremo in una parte del video molto più oscura e, per alcuni, potrebbe risultare persino disturbante. Quindi prestate molta attenzione. Sebbene Dan Schneider abbia contribuito in modo significativo al successo di Nickelodeon come creatore e produttore di serie acclamate, per esempio Drake and Josh, iCarly e Victorious, il suo nome è stato oscurato da numerosi scandali e controversie. Testimonianze anonime e dichiarazioni pubbliche hanno rivelato dettagli inquietanti su presunti episodi di maltrattamenti e di un ambiente di lavoro tossico. Due ex attori di All That hanno affermato di aver sperimentato razzismo sul set, sostenendo di essere stati scelti per ruoli stereotipati e di essere stati trattati in maniera vergognosa dallo showrunner. Inoltre, Schneider mostrava una tendenza a inserire un umorismo eccessivamente adulto nei suoi programmi per bambini. Tale inclinazione emergeva attraverso l'uso di abiti provocanti come gonne corte, bikini o costumi che molti addetti ai lavori ritenevano inadeguati per l'età dei giovani attori coinvolti. Le scene spaziavano da battute a doppio senso, passando per riprese dettagliate di piedi, fino a momenti imbarazzanti come quello in cui Jimmy Lynn Spears si trovava con una sostanza appiccicosa sparata sulla faccia. Questi elementi non solo sollevavano preoccupazioni riguardo alla natura appropriata dei contenuti per un pubblico giovane, ma anche riguardo alla professionalità e alla responsabilità nel fornire un intrattenimento adatto all'età degli spettatori. Per questo motivo, nel 2018, Nickelodeon, quando si rese conto di non poter più nascondere questi eventi al mondo intero, annunciò di aver ufficialmente interrotto i rapporti di lavoro con il produttore. La realtà? Tutte queste polemiche hanno fatto perdere a Nickelodeon ulteriore denaro, dato che hanno dovuto costantemente pagare milioni di dollari per nascondere queste forti accuse rivolte all'intera società. Dan Schneider non fu nemmeno l'unica persona coinvolta in questi maltrattamenti all'interno della rete televisiva. Brian Peck, regista, produttore e coach di recitazione, venne arrestato il 19 agosto 2003 per condotta oscena con un minore. Nel marzo 2024, nella serie di documentari Quiet on Set, la star di Nickelodeon, Drake Bell, con cui Peck ha lavorato in passato, attore che ha interpretato Timmy Turner nel film live action di Due Fantagenitori e protagonista della serie Drake and Josh, ha rivelato essere la sua vittima. Brian Peck
dopo queste varie denunce, fu condannato a soli 16 mesi di prigione. Questo, inoltre, non gli negò di continuare a lavorare a stretto contatto con i bambini, nemmeno un anno dopo aver scontato la condanna. Infatti, collaborò alla realizzazione di alcuni episodi di Zack e Cody al Grand Hotel. Solo in seguito gli venne ordinato di registrarsi come molestatore sessuale a vita. E, oserei dire, per fortuna. Drake Bell ha avuto un coraggio da vendere rivelando queste dichiarazioni. Chissà quanti altri ragazzi sono stati molestati da Peck nel corso del tempo. Ragazzi che, per paura o semplicemente per dimenticare, hanno preferito nascondersi e rimanere in silenzio. Queste numerose controversie e scandali hanno contribuito a una perdita di fiducia da parte del pubblico e dei genitori della rete, portando a una progressiva riduzione degli spettatori e degli sponsor. E questo ha sicuramente influenzato le decisioni di investimento e di programmazione della rete stessa, contribuendo, infine, al suo declino complessivo. In conclusione, il declino di Nickelodeon rappresenta un amaro spettacolo di come una rete televisiva possa perdere completamente il contatto con il suo pubblico e i suoi valori fondamentali. Ciò che un tempo era sinonimo di innovazione, creatività e intrattenimento di qualità si è trasformato in una serie di decisioni discutibili, remake senza anima e spin-off privi di ispirazione. Per non parlare dei numerosi scandali che hanno indubbiamente fatto perdere di credibilità la rete. Ovviamente, spero che un giorno possa tornare a brillare come un tempo, ma la vedo molto, molto dura.